Bella ragazzi, carichi con un nome da Fish Gamer. Oggi ragazzi siamo qui per mangiare la pizza mentre rispondiamo a domande. Lasciate mi piace se volete un altro video del genere. Siamo con solo con Tony Tubo oggi. Bravo. Ciao. Ok, che è l'ospite speciale. Quando dovete mangiare? Allora, che domande ci farà Mirko? Facciamo un preferisci questo o codesto? Ok. Io la pizza. Tipo preferisci pasta o pizza? Io la pizza. Io la frittata, a che ore? Se i cappelletti fanno parte della pasta o la pasta? Preferite usare la carta vetrata come carta igienica? O sai la salsa piccante come collirio? Aspetta, collirio a che serve? Salsa piccante come collirio. Antonio, vai! Non ti droghi. Io la salsa piccante come collirio, sì, perché al mio anno ci tengo. Perché lo usi al lavoro? Eh sì. Perdo la vista? Sì. Cazzo? Cacchio, quasi penso, No, non credo. Siamo quasi. Sì. Beh, quasi però. No, allora, se perdo la vista mi scarta dietro il culo, scusa. Ma sì, tutta la vita, cioè. Cavolo. Cazzo. Anche io. Un po' di bruciore. Bene. Ma ti fanno sporco. Vabbè, io sporco poco di solito, quindi bastano poche passate. Io quello di Antonio. Io direi sempre la carta vetrata. Io sto mangiando e sto pensando, non che sporco. Per ogni evidenza uno sbiancamento anale, cioè. Vabbè, io quello di Antonio, perché non so cosa rispondere. Poche gocce, ma è tanto lo penso. Io mi scarta vetro, ma che e quando mai, dai, io mi pulisco il culo con la carta vetrata. Bravo, vai giù. Ok. Guardate, Tony. No! Ma com'è arrivata la salsa? Maro, Tony. Non... A me non basta che ne chiudi un colpo di mano, Tony. Come cartello? Il resto, cazzi tuo, diglielo. Vai. Allora, preferisci scopare tutto il giorno con la tua migliore amica o amico o scopare con la prima persona che capita? Cazzo, domanda è? Aspetta, È bella. Ma la prima persona che capita dell'altro sesso. Cioè di. Anzi, dai, l'altro sesso. Se posso scegliere l'amica, dico amica. No, La migliore amica. Non c'è. Pensa a un migliore amico, migliore amica. Pensa alla migliore amica, sì. Scusa, se devo scegliere. Chi è? Che capita? Vabbè, no, nel senso. E chi è? L'amica. E chi è? Chi è la tua migliore amica? Tagliamola su Instagram. Mia sorella. La migliore amica. No, perché comunque indovina puoi perché condividere tutto. Non è la patata, va. Indovina perché. Indovina perché. Vai. Uno sconosciuto ti capita una vecchia. Magari però. Invece lì non è segreto, per la migliore amica. Io sempre la migliore amica, ragazzi, si può fare di tutto la migliore amica. Magari una delle due ancora devo scopare. Quindi anche la sconosciuta. Tutto quello che vuoi, anche un animale. Ma anche questa qua giù vicino alla mannezza, Andrea. Cazzolino. Da 300 euro ti passa la paura. Allora, la mia ragazza è anche la mia migliore amica, quindi va bene per me. La mia migliore amica. Che risposta? Paraculo. Se risposte diplomatiche. Perché sai che Martina lo guarda. Ciao Martina. Ciao. Ma io qualcuno mi dà una patata? No. 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 Mestre, manco noi te la diamo. Io, la prima persona che ci incontro. Ok, ciao. Nicoletta. Rebecca. Rebecca. Dammi un'amica, Rebecca. No, è. Come si chiama? Quella che mi ha fatto la chiamata. Quella là. La gelataia. No. Quella del programma televisivo, come si chiama? Tanti. Ah, poi c'è una foto. Federica. La mano amica. Ok, prossima domanda. Sì, prossima domanda. Perché? Minore amica. Ah, ok. Questa è bella. Preferisci bestemmiare o pregare? Bestemmiare. Le mie bestemmie sono. Se bestemmio mentre prego, vale? Come che vale? Credo, no, come se dicessi il nome di quel dello Spirito Santo, amen. Però in quel senso stai prima pregando o bestemmiando? Beh, è la tua priorità in quel momento. Vabbè, diciamo che la bestemmia a volte dà più soddisfazione, anche se non si dovrebbe fare. Io condivido, ecco. Oh, la bestemmia è sempre una. Mi aiuta di più della preghiera. Aiuta, però sono momenti e momenti in cui dirlo. Sono momenti in cui si dice sempre. Condivido. Tra voi. Sì. Le mie bestemmie sono delle preghiere, quindi le mie bestemmie. Io nel 2018 avrei detto preghiera. 2019 bestemmia. Oh, la mia bestemmia. Gli auguri di Capodanno non li scorderò mai. Allora ragazzi, questo è un discorso serio. Ale, è il primo che fa nella sua vita, ascoltiamo. Ho finito la pizza, perciò è serio. Perché praticamente. No, guarda, non devi mangiare la pizza. Ora iniziamo una seconda, tanto. Uno, quando è in difficoltà, cosa fa? Prega, no? Però prima bestemmia. Perché c'è un discorso serio. Approfittando di questo argomento, posso farvi una domanda a voi seria? Siete mai arrivati al punto di pregare? No, di arrivare tipo a un passo dalla morte. Allora, pregare Gesù e dire. Vabbè, sì, sni. E dire, oh, dammi una mano. Quando? Da te? No, di morire. Però, minchia, sai, quando ti senti un po' che. Tu, Donny?
Ma solo io ti ho. Quando? Quando? Quando ti... Bravo. Che mi ricordo? Io pure. Io c'ero. Io ho le prove. Io non c'ero, però. Sì. Io c'ero. Questa è ragionata, questa qua. Ok. Trovare il mio amore o avere un sacco di soldi. Mister veloce, le risposte le pentina. Trovare il mio amore. Come mister? Come si può rispondere alla seconda? Ma prima di cosa, prima di tutto, che domanda è? Cioè, okay, ti dà pure l'opzione. Dai. Quindi c'è, soldi vanno. C'è da dire una cosa. Soldi, c'è da dire una cosa, che con i soldi puoi trovare l'amore. Che con i soldi puoi trovare l'amore. Sì, dai. Ma non è amore quello. Tra una donna che è diverso. Quello. Eh? Deciderò quello. Trovi una donna che è diverso. È la conseguenza? No. Vabbè, non va a prendere il cesso, sicuramente. Ma non è amore. Briatore, non è che va a prendersi la vecchietta con i suoi anni. Cioè, per carità, senza dire niente a nessuno. Oh, fermi tutti, ma che so le cose te le butti, dammi qua. Tati, stai zitto. Stavo parlando, scusa, mi interrompi. Continua, Omar. Questa è la maggior parte dei discorsi tra Tatino e Ombo. Guarda dove va. Guarda. L'ho comandato. Ha capito che non si mangia più e doveva solo parlare, ha preso su L'ho comandato. No, nel senso, cioè tutti quelli vecchi pieni di soldi che stanno con le ventenni, non so quanto amore ci sia dietro. O no, mister? La generosità è una qualità che fa innamorare, quindi se hai soldi e sei generoso, le ragazze si innamorano anche se sei brutto. Come fa Silvio Berlusconi, idolo. Che domanda è? Non rispondo. Per me i soldi, massimo cazzo. Annanzo un dress, l'amore c'è. Oni, ti meriti un altro pezzo di pizza. Godo. È il video più bello che hai fatto, Andrea. Questa è bella. Come quelli prima. Poterti teletrasportare o leggere la mente delle persone. Wow, bella. Cazzo, questa è bella. Wow. Anto! Wow, bellissimo. Leggere la mente delle persone. Cosa sto dicendo, mister? Se veste gli altri. No. Cazzo. Ti scoperei. Sì. Sono lì. Anche io leggere la mente. Capite un cazzo nella vita. Ad oggi si può andare dappertutto, ci vuole un po' di tempo, ma si può andare dappertutto. Ma te capite teletrasportarti che significa? Che sei l'uomo più ricco al mondo, ti teletrasporti in un capo e in una notte. Perché esatto, perché non sei l'uomo più ricco del mondo. Come fai? Devi lavorare per essere l'uomo più ricco al mondo. Sai quello che vuole, cosa che risposta vuole. Ma infatti copri la ricetta segreta della Coca-Cola. Però chiappa Peppo Coca-Cola che stava a ricetta. Peppo Coca-Cola. Capito? Cerca Peppo Coca-Cola. Mica stai casa a Los Angeles, invece mi teletrasporto. Tutti i codici bancari di tutti, sai. Ma che me ne fotta a me, io già pigli i soldi teletrasporto. E già te ne ho tabacca a me. Io vorrei sempre teletrasportarmi. Bravo. A leggere la mente degli altri, delle altre persone, penso che non ci sia più lo spizio di vivere. Vivere, c'hai ragione. La risposta di Ivano, perché mi scocci di spugna. Io ho sempre sognato di fare come Goku. Ah, beh, Tatino, proviamo a rispondere. Morire e resuscitare. Anche. Io la mente. Senti la prossima, mo. Questa è bella. Questa è bella. Questa è bella, aspetta. A puzzare senza saperlo. No. O sentire continuamente una puzza che senti solo tu? Puzzare senza saperlo. No. No. Me la tengo per me. Puzzare senza saperlo. No, cazzo del Napoli. Io cambio. Può essere che già succede, non lo so. Quindi. Cazzo. Dai, puzzare senza saperlo, voglio dai. Cazzo. No, puzzare senza saperlo è brutta. Capi quanto senza tutti quanti non. Poi te la accorgi. Ma la vita è merda, essendo in un fiero sempre tutta. Pure capi, alla fine ti abitui. Ma ci sono i segugi per strada, cioè non ti rendi conto allo sguardo della gente. Però poi allo stesso tempo però se senti sempre lo stesso odore che fa schifo, non senti poi il sapore del mangiare. Però via sta alle poste, non ce l'ho fredda davanti a te perché se ne vanno tutti quanti. Andi, quindi tu? Come Mister Leone. E non so argomentare io. Ma sempre gli altri per rispondere. Ma appena esce una cosa sono sbagliata. Ma rispondi tu. Ma non c'è niente. Fai sentire fede. Come donna. Anche io, anche sentire. Anche io sentire. Prossima. Eri tu. Come Mister, Home e Fuse. Passa la domanda. Questa è bella, attenzione. Vivere 50 anni in più. Già mi piace. O di essere certi che esiste il paradiso. 50 anni in più. Cazzo, tengare il paradiso. 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 50 anni in più perché Andrea è all'inferno. No, voglio dai, 50 anni in più, dai, paradiso. Ma te sono morto. Grazie. Allora, che cazzo fai? Se tu hai la certezza che esiste il paradiso, no, allora ci vai, in quel momento e che ci vai, in quel momento dopo piglietti e ta coppa basci. E adesso sono già un'altra domanda. Però sei suicida. I suicidi non vanno in paradiso. Vabbè, ma dipende se la legislatura del paradiso è quella. Come ci ha detto la chiesa, per conto. Ma Tony, tu, se esistesse il paradiso, adesso facciamo un'altra domanda. Potresti andare al paradiso? Oppure. Ok, no. Cambia. Allora aspetta, io secondo me devo farmi almeno nubare centinaia e centinaia di anni in purgatorio.
mi purgo. A volte che mi purgo posso liberi, andare. Liberi, mi spurgo, no? Perché, allora, questo è paradiso purgatorio. Ti purifichi. È bello. Ecco, o purgatorio, la sala d'attesa. Poi dice, tu sei nome e merda, però non sei nome e merda tale che devi stare in all'inferno. La sala d'attesa. Tu sei God. Poi ti fai a stare, stare da te, fai a stare no? Dal padre eterno. È la stanza dello spirito e del tempo, il tuo momento. Ti fai a stare. Cioè, se è per me, la nostra anima si reincarna. Secondo me un ghiattone per il ragione Buddha. Quindi per me Buddha aveva ragione. E io spero su Dio che mi reincarna in un animale dentro un allevamento intensivo come a Cirenasia di Pamadin senza capire ma qualcosa. Quindi hanno un porca. Ma come tu li campati 50 anni? No, guarda mi reincarno. Fermatemi, sì. Perché è stato morto. E tu? Tati, ciao. Questo è un video che piace ai bambini, lo puoi mettere a te. Tati, tu? 50 anni di più. 50 anni di più. Harry? Paradiso. Ultimo, dai. Però bella. La più bella. Ricominciare la tua vita da capo con la possibilità di cambiarla senza esserne consapevole oppure continuare a vivere la tua vita così com'è? Allora, non ho capito, quindi risposta di mister. Continuare a vivere la tua vita. No, questa qua è seria. Questa qua è seria. Non ho capito. Allora, ricominciare la tua vita da capo con la, con la possibilità. Quindi sai gli sbagli che hai fatto, eccetera, eccetera. Con la possibilità di cambiarla senza esserne consapevole. Cioè, non sai. Ah, ok, un reset, ok. Sì, reset, oppure continuare a vivere la tua vita così com'è. Anto? Forse io resetterei. Ma per, cioè, proprio per curiosità, non lo so. Antonio. Però potrebbe andare peggio, cioè, se sì, non sei contento di quello no, che no, teoricamente, tu mi cioè, devi vivere, però se devo rinascere io, capito? È il mio corpo. Però tu rinasci nello stesso contesto, sei la stessa persona, rifai tutto le stesse identiche cose che no, fatto. No, 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 infatti non cambia niente. Basta una decisione, esatto, una decisione che cambia tutto. Ma se tu hai deciso perché la tua persona si è sviluppata in un modo, il tuo carattere. Cioè, decisioni prese anche a caso a volte nella vita. Aspetta, fagli rispondere. Pensa, Antonio. Quando siamo andati a Mykonos non l'abbiamo programmato, per dire. Porca ma non tagliare. Cioè, abbiamo detto, ragazzi, facciamo un viaggio, quello che costava meno. Era Mykonos. Invece quello che ci costava di più. Doveva costare qui. Ci sta. Magari c'è stata una coincidenza. È vero, no? Di una persona, di scelte, una persona, di una scelta che non potevamo stare qua, pensa? No, è vero. Io resetterei quel curiosità. Io non resetterei. Io neanche. Perché potremmo andare peggio per quello. Però potrebbe anche andare meglio. Allora come ho no, è come quando sei in gioco di un quiz che ti dicono vuoi 100.000 euro oppure vuoi continuare a giocare e rischiare di andare senza niente a casa. Te li porti. E tu che scelte? 100.000 euro. E me li porta a casa 100.000 euro. Come dici da me 100.000 euro. Capito? Cioè vuol dire che oggi sei infelice se decidi di riprovare. Fatti. Quindi andare infelice. Può essere. Ma io ho vissuto quasi 30 anni, vorrei riprovare. Non lo so. Però ne mancano altri 20 belli. Secondo me la seconda parte. Cazzo, 20? No, dico fino ai 50 vivi al top, poi inizia a calare il lavoro e tutto. Io invece non vorrei cambiare niente. Dai, una risposta adesso. Voglio sentire prima la risposta seria di Fuso, però. Seria, dai, seria. No, ve la continuerà a vivere, Dio buono. 17 anni, Castenavoli. Io la resetterei perché comunque vada la mia vita è una figata. Sbem! Perché quando nasce a Nolo si nate sempre a posto buono. No, pensa che potevi perderti quella puntata di Dragon Ball e non perdere l'altro. Bravo. Ora saresti presidente della Repubblica. Senza quella puntata di Dragon Ball. E lei Mirko invece? Io tornerei, io resetterei solamente per tornare bambino. Però poi di la verità continuo. Cioè, però si penso, cresce. Lo so, quindi alla fine penso che scegliere anche io di continuare la vita di quella vita. Tati? Seria, non ha capito la domanda. Allora, io resetterei solo per la panza, per il resto continuo. Non ha capito la domanda. Ok, campioni. Io continuerei a vivere. Io sono felice e sono responsabile delle scelte che ho fatto fino ad ora. Quindi solo, esatto. Solo Tony e Antonio. Sono infelici. I due Antonio, guarda che. Non è che sono infelici, io ho detto che comunque vada sarà una figata. Quindi per me. È come, capito, come se ricomincio, come se a 30 anni riparto il mio 31esimo anno. La sicurezza non ce l'hai. Lo so, però rinasco. Magari non eri Tony Tubo. Rinasco, lo so che non ero Tony Tubo. Ma ti chiamavi anche un altro quello. Modo, ti chiamavi. Magari non ti sporcavi la maglietta. Magari facevo YouTube dagli inizi, dal 2009, hai capito? Magari adesso non ti chiamavo c***o.
poi non facevo i video con te, cioè poteva essere una cosa. Non scartavi Ronaldo Totti. Bravo, non scartavo Ronaldo Totti. Non ti scartavano Chris Martin. Può essere che facevi i fake prima che nascessi. Amico, non ci divertivamo. Amico, non ci divertivamo. No, te l'ho detto, non ci venivo con te. Se iniziamo YouTube prima, cioè già avevo 1 milione di iscritti. Lui era a tavola per cioè proprio come minimo, già avevo 1 milione di iscritti se lo iniziavo prima, capito? Quindi sì, per niente, saresti stato sfigato, avrei fatto i video la mattina e ti avrei dissato. Quindi ragazzi, se vi piace questo tipo di format, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci rivediamo in un prossimo video e... Bella, sto imparando a chiudere i video, ciao. Basta Twitch. Basta Twitch. No, dopo la chiusura devi fare... È bello, vai, lo sbaglio. Eccolo! Immagini magari non fumo se rinasco.